Oggi facciamo girare le pale a qualcuno. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, questo nuovo video. Ciao che a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. La vuoi finire? Oggi parleremo di elettrodomesticazione. È vero. No, oggi ho fatto una intro che era degna di te, non è vero? Sì, è vero. Avresti potuto farla tu, sei stata bravissima. Sono stata io la spregiudicata del gruppo. Oggi infatti mettiamo su strada, proviamo la nostra macchina del pane iCook. Ve l'abbiamo fatta vedere qui, l'abbiamo spacchettata insieme a voi, abbiamo sbirciato tra i suoi programmi, abbiamo visto soprattutto se partiva. Adesso inseriamo gli ingredienti nel cestello e vediamo di fare una pizza come si deve. Oggi pane in pasta, andiamo di là e vediamo come la iCook lo fa. Ed eccoci pronti per preparare la pizza per la prima volta con la nostra iCook. E allora proviamo insieme. Io, per farvi vedere tutto bene, metterò direttamente qui nel cestello gli ingredienti. Proverò per la prima volta la mia pizza tradizionale, quella che ho sempre fatto con la mia vecchia macchina del pane. E se mi state chiedendo, ombretta, perché versi gli ingredienti col cestello già montato? Semplicemente per farlo vedere a voi, altrimenti smonterei il cestello, riempirei la boule e dopodiché la metterei dentro la macchina del pane. 330 grammi di acqua. La ricetta comunque la trovate anche nella macchina del pane che ho fatto con la Moulinex, così possiamo vedere anche la differenza di esito, che mi interessava molto. Versate gli ingredienti in quest'ordine? Gli ingredienti sì, vanno versati nell'ordine. 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Due cucchiai rasi di sale fino. 600 grammi di farina 00. Oggi facciamo una pizza tradizionale con farina 00. Partiamo dalle basi, cioè dal pane in pasta. 2 cucchiai e mezzo di zucchero e alla fine il lievito. Cominciamo subito, vediamo di avviare la nostra macchina. Innanzitutto è partita. Eccola qui. Il ciclo di preimpasto è molto più lungo della mia Moulinex. Questo pa 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 pa, quello ne dava pa, quello ne dava pochi colpi e via. Infatti ho temuto che non avesse il ciclo di impasto veloce, invece no, ce l'ha. Quello mi serve anche per fare scollare tutto. Come facevo per la Moulinex, ora io, se non se lo tira tutto, aiuterò scollando dai bordi, ma qua vedo invece che sta tirando via tutto. Perfetto. Ed eccoci pronti a 2 minuti dallo scadere del tempo. Sono emozionata, devo dire che l'impasto ha lievitato abbastanza, un po' di più di quanto faceva con la vecchia macchina. Anche se io poi cosa facevo con la vecchia macchina? Lo lasciavo dentro e lievitava. Anche questo lo farà. Da segnalare, qui c'era scritto di non toccare perché diventava caldo. Con questo programma non diventa caldo, diciamo che assolutamente non si prende la scossa. Sapete che alcune macchine hanno bagnati le mani, vediamo se è così. Beh, no. Però insomma, fino a questo momento sta andando alla grande. Ho toccato l'impasto un minuto, così sentite anche il bip.
che è quello classico di quasi tutte le macchine del pane. Quindi ha preso tutto l'impasto, lo ha ben e a lungo, molto a lungo impastato, ha raccolto tutti i residui dal cestello, ha lievitato abbastanza, ora vedrete, e adesso non ci rimane che assaggiare la pizza che ne verrà fuori. Io naturalmente il procedimento per la pizza non ve lo faccio vedere, però alla fine del video, nelle conclusioni, vi diremo come è venuta la pizza, come è venuto il pane in pasta, se è venuto facile da stendere, se era elastico e via discorrendo, tutte le particolareggiature del caso. Va bene, ora intanto l'assaggiamo un po' di pane in pasta, no? Va bene, Gabriele piace il pane in pasta crudo. Ecco! Che bello, un suono piacevole. Petulante! E voilà! Il caldo non è eccessivo, la vecchia macchina del pane sprigionava più caldo, invece questo è un ambiente più dolce, vedete, comunque molto ben lievitato e non si attacca alle dita. Vuoi assaggiare? Assaggiamone un pezzetto. No, a me. Buono, dolce e non si sente il lievito. Le due dolce nel senso sapido, ma sì. Gradevole, e non si sente il retrogusto del lievito, quindi ci siamo. Ci vediamo subito dopo per le considerazioni, vi dirò come si stende e vi dirò la resa finale dopo aver mangiato la pizza. La pizza è molto molto elastica, vi faccio vedere, e si stende abbastanza facilmente. Ovviamente io la pizza la stendo con le mani, non la stendo a mattarello. Però come vedete ha una buona elasticità, torna bene indietro, quindi vi farà combattere un pochettino, il che significa che ha sviluppato una buona gabbia glutinica, non che è una brutta pasta. Se la volete più lenta, lasciatela semplicemente lievitare maggiormente, però diventa meno digeribile, sappiatelo. Ma nella gabbia glutinica, che tipo di animale si mette? Va bene. Insomma ragazzi, come vedete si stende, tiene l'allargamento, io poi l'allargherò tutta con le mani e farò la mia bella pizza. No, è proprio bella, bella bella bella. Ok, va bene. Ci siamo. Poi alla fine, come promesso, vi diciamo se ci è piaciuta. A dopo, ciao! Bene, avete visto che è semplice mettere gli ingredienti e fare un buonissimo pane in pasta. Tra le altre cose bisogna aggiungere che la macchina è molto leggera, quindi anche per tutte quelle donne che hanno problemi di peso, no problemi di peso, problemi con i pesi, magari devono spostare gli elettrodomestici perché hanno poco spazio, questa macchina è proprio al caso vostro. È molto leggera, ce ne siamo accorti spostandola, facendo i video, è molto più leggera di quella che avevamo prima e soprattutto è molto molto tenace nell'impasto, sembra che parta lenta, ma poi... Invece gli girano vorticosamente, quindi se anche voi girano vorticosamente, no, questa è la macchina giusta che fa per voi. Bene, si sembra una televendita, no? Sì, assolutamente. Sì. Invece cosa vi diciamo? Il pane in pasta è venuto molto morbido, molto elastico, la gabbia glutinica molto ben sviluppata, la pizza era molto buona e morbida, molto morbida, veramente buonissima, seppure fragrante, no molla, morbida, è diverso. Tra le altre cose, il panetto si è mantenuto a lungo senza perdere l'elasticità, perché io non l'ho stirata subito la pasta, è venuto proprio un buon pane in pasta, quindi all'altezza dell'aspettativa. Quindi in un prossimo video faremo anche una bella... facciamo una marmellata? La crostata e la marmellata. Bene, quindi non perdetevi i video di Cuorina K, sempre qui ogni domenica,
grosso modo noi dopo pranzo, prima di pranzo, prima di colazione. Scusami se ti interrompo come sempre. Noi l'abbiamo comprata a 84 euro. I prezzi sappiate che variano sempre un po' su Amazon, non mi chiedete il perché, non lo so. Beh, vi lasciamo comunque il link di questa macchietta qua. Bravo, sotto. Brava. Quindi se siete interessati andate a vedere il link. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Un bacio grande. Ciao.